braccia dell'acqua, bussola, ombrello tascabile, crema solare. Siete pronti, ragazzi? Dobbiamo andare. Hai tutto il necessario per l'escursione del pomeriggio. Non dimenticare lo spuntino, George. Lo spuntino! Ho dimenticato lo spuntino! Una nutrizione adeguata è essenziale per fornire energia alla marcia. Ah, parole sante, signor vice del vice capo dei germogli! E sarò presto promosso a vice capo dei germogli una volta compiuta la missione dell'escursione di oggi. Devo guidare i giovani germogli sul monte mai scalato e in cima scattare una foto alla roccia dell'Aquila. Ma prima dobbiamo andare alla raccolta fondi dei germogli. Non mi serve la mappa. Ho scalato il monte mai scalato 2 volte. Il percorso è memorizzato. George non aveva mai scalato il monte mai scalato. Voleva essere preparato. Benvenuti alla prima raccolta annuale di fondi dei giovani germogli. Eccoti qua. Distribuisci qualche cartella del bingo? Certo, con gran piacere. Tutto il denaro raccolto andrà ai germogli. Divertitevi. Grazie. Coraggio, George. Vedo dei posti liberi. Un pennarello e una cartella. Forse era un progetto artistico dei germogli. La cartella aveva il numero preferito di George, il 3. Decise di colorare subito quel numero. E vicino al 3 c'era il 5, il secondo numero preferito di George. Oh, dimenticavo. Non hai mai giocato a bingo, tu. Come ogni gioco, ha le sue regole. Quando il signor Quint chiama un numero, tu lo colori. Numero 6! 6! Ce l'ho! Bravo! Vedi, il primo che colora un'intera fila di numeri e urla bingo vince un premio! George si è un po' elettrizzato, signor Quint. Nessun bingo qui. Devi aspettare che il signor Quint chiami i numeri. Solo dopo puoi colorarli. Finora a George piace il bingo. Non scordare il 6 che è stato chiamato. Numero 28. Che disdetta, io non ce l'ho il 28. E tu? 28! George aveva bisogno che il signor Quint chiamasse il numero 75 per vincere. Numero fortunato 75! Vediamo, abbiamo un 6... 11, 3, 10 e 75! Bingo convalidato! Ecco il tuo premio, George! Binocolo ufficiale dei giovani germogli! Ci vediamo! Giochiamo un'altra volta. Mi devo cambiare per l'escursione. Ci vediamo con i germogli all'inizio del sentiero.
Questo diede a George un'idea. Avrebbe potuto giocare a bingo con i germogli durante l'escursione. No, così non andava. Ma come poteva giocare a bingo senza le palline numerate? Peccato che i numeri non crescessero sugli alberi. Ma le foglie sì. Se c'era una foglia sulla cartella, non serviva a chiamare i numeri. Quando vedevano una foglia, potevano colorare la casella della foglia. Invece del bingo con i numeri, un bingo con i disegni della natura. George si chiese che tipo di cose avrebbero visto durante la camminata. Un'altalena con pneumatico? Ma avrebbero visto alberi come quello a cui l'altalena era appesa. Ci sarebbero stati uccellini durante la passeggiata, ma quali avrebbe trovato alla roccia delle aquile? Un'aquila? Aveva le cartelle. Ora serviva qualcosa con cui segnarle. I timbri erano perfetti. Pronto per l'escursione? Calzature adeguate? Presenti. Borraccia d'acqua di riserva? Presente. Pettine per venire bene nelle foto? Presente. Macchina fotografica? Dov'è finita? Oh, sì. Trovata. Ok, germogli. Che la missione di scattare una foto alla roccia dell'aquila cominci. Non abbiamo già superato quel tronco? Due volte. Non può essere lo stesso tronco. Percorso memorizzato? Forse ci siamo persi. L'ovest è da quella parte. Avete portato gli spuntini? George ha trovato la freccia. Dobbiamo andare da quella parte. Oh, già, giusto. Seguitemi. Bella opera d'arte, ma a che serve? George ha fatto un bingo sulla natura. Adoro il bingo. Oh, pigna, ce l'ho. C'è un ruscello là. Se lo attraversiamo, siamo sulla strada giusta. Credo. Ho un ruscello sulla mia cartella. Anche io! Oh, un nido! E se vi ho guidati sulla strada giusta, appena dopo questa curva, finalmente arriveremo a... Ancora questo tronco! Oh! Un vice capo dei germogli deve ammettere la sconfitta. Ci siamo persi. E non ho portato la mappa. Grazie, George! Datemi un attimo per capire dove siamo. Guardate, mi manca solamente un'aquila. Almeno credo che sia un'aquila. C'è un'aquila anche sulla mia cartella. Non vedrete aquile nei dintorni, non a livello del suolo almeno. George era triste. Senza un'aquila nessuno avrebbe vinto. Per fortuna aveva il binocolo. Quella conta come aquila oppure come roccia? Roccia dell'aquila. Roccia. Aquila. Fatemi vedere.
Ecco la roccia dell'aquila! E vai! Di qua! Quando dico tre, dite tutti giovani germogli! Uno...